Buonasera a tutti. E allora cominciamo insieme, visto che sono riunioni dedicate a fratelli tutti, con la preghiera dei figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E allora mi piaceva cominciare subito con il numero di fratelli tutti che è stato messo nella locandina, proprio sotto l'immagine di cui parlava prima Don Francesco. È un numero, il numero 87 di fratelli tutti, perché in maniera sintetica dice qualcosa dell'incontro di questa sera, dice molto, forse tutto dell'incontro di questa sera in poche parole. Allora è un numero che mi sembra bello rileggere all'inizio di questa parte di meditazione e che contiene tre punti. Il primo punto: un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non può trovare la propria pienezza se non attraverso un dono sincero di sé. E vedete, tra virgolette, c'è un brano del documento del Concilium, Concilio Gaudium et Spes. Secondo punto. E ugualmente non giunge a riconoscere a fondo la propria verità se non nell'incontro con gli altri. Non comunico effettivamente con me stesso se non nella misura in cui comunico con l'altro. Questo è il secondo punto. La citazione è di un filosofo, Gabriel Marcel. Terzo ed ultimo punto. Questo spiega perché nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti concreti da amare. Qui sta un segreto dell'autentica esistenza umana, perché la vita sussiste dove c'è legame, comunione, fratellanza. Ed è una vita più forte della morte quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario, non c'è vita dove si ha la pretesa di appartenere solo a se stessi e di vivere come isole. In questi atteggiamenti prevale la morte. E allora, questi sono tre punti che vale la pena meditare con l'aiuto, come vedrete fra un po', di un brano biblico. L'uomo si realizza solo nel dono di sé. L'uomo giunge alla verità di se stesso soltanto nell'incontro con gli altri. E il terzo punto è che l'uomo sperimenta la vita e la morte proprio in questi giochi, tra virgolette, di relazioni con gli altri. E allora, prima di tutto, però, vi metto il brano biblico che ho pensato per questa sera. È praticamente il brano che è preso dalla prima lettera di Giovanni, al capitolo 3 e al capitolo 4. Ci ho pensato molto, nel senso che mi chiedevo se questo poteva essere il brano adatto, e alla fine ho pensato di sì, che potesse esserlo. E allora lo leggiamo e poi lo commentiamo. Poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino, che era dal maligno e uccise il suo fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessuno omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come rimuove in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità
e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. E poi dal capitolo 4. Carissimi, amiamoci gli uni agli altri perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Ecco, direi che da questo punto di vista questo brano ci può essere molto di aiuto ed è ben sintetizzato da quel paragrafo numero 87 del testo della Fratelli Tutti. Allora io proverò a parlare del dramma dell'amore di Dio e dell'uomo in tre punti. Il primo punto, riprendo le parole del brano della lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 11. Questo è il messaggio che avete udito da principio, che ci amiamo gli uni gli altri. E allora, che avete udito da principio. Allora, qui c'è qualcosa di molto importante, perché qui c'è da principio, in ebraico Bereshit, che significa non soltanto inizio cronologico. Si trova all'inizio della Bibbia, in principio Dio creò il cielo e la terra. E poi si ritrova anche all'inizio del Vangelo di Giovanni, in principio era il Verbo. Ma qui in principio non significa semplicemente il principio cronologico, significa invece il principio con la P maiuscola, cioè Dio. Qui c'è qualcosa, in principio, che fa parte della realtà dell'uomo in quanto tale, poiché creata da Dio, uscita dalle sue mani. Allora, in principio, voi avete compreso un messaggio, e guardate che qui Giovanni non precisa alcuni sì e altri no, cioè fin dal principio, proprio per come l'uomo è fatto, ha inteso questo messaggio da parte di Dio, che ci amiamo gli uni gli altri. Beh, questo è un punto molto importante da approfondire, perché qui Giovanni fa riferimento a un'esperienza che è di tutti gli uomini. Gli uomini sentono che fa parte del più profondo del proprio cuore l'essere amici gli uni degli altri, amarsi gli uni gli altri. È quello che dice il Papa nel paragrafo al primo punto. Qui ci facciamo equipaggiare un po' dalla nostra teologia e proviamo a sottolineare in che senso l'uomo è immagine e somiglianza di Dio. Qui sottolineo tre aspetti. Il primo punto che Dio è Trinità, quindi di conseguenza che è relazione, comunione di tre persone. L'uomo è a immagine e somiglianza di Dio. E questo che significa? Che anche l'uomo è fatto per la relazione. Non è fatto per vivere da solo, è fatto per la relazione l'uomo. Sperimenta una grande gioia quando sta insieme agli altri. Guardate che qui la gioia è particolarmente importante, perché la gioia significa, quando è la gioia profonda, la gioia autentica, che stiamo toccando qualcosa che fa parte della nostra struttura più profonda. Proprio perché l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, quando entra in relazione con gli altri, prova una grande gioia. Questa gioia rivela che siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Poi l'altro elemento è che Dio è dono di sé. Dio è comunicazione di essere, Dio è comunicazione di vita. Sapete che Agostino nella Trinità dice che il Padre è l'amante, il Figlio è l'amato, lo Spirito Santo è l'amore. Quindi Dio comunica se stesso quando comunica lo Spirito Santo.
E lo Spirito Santo non è altro che la comunicazione all'uomo dell'amore di Dio. L'uomo è immagine e somiglianza di Dio. Questo significa che l'uomo prova una grande gioia quando si dona. È la parola di Gesù. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Stiamo parlando della gioia profonda, frutta dell'azione dello Spirito dentro di noi. C'è una grande gioia, una gioia solida, una gioia profonda, quando l'uomo vede con grande gioia, appunto, che nel momento in cui si mette il lavoro per trasformare il mondo, quel lavoro permane, rimane. È una grande gioia, è il mio contributo al mondo, dono me stesso ed è fonte di grande gioia. E il terzo punto è che l'amore di Dio è un'apertura universale. Dio ama tutti gli uomini, ogni creatura e il mondo nel suo insieme. E anche l'uomo è fatto così, perché è immagine e somiglianza di Dio. L'uomo prova una grande gioia quando la sua amicizia raggiunge tutti gli uomini. Voglio dire che quando in una società umana c'è qualcuno che viene escluso, c'è un deficit di gioia. L'uomo sente che manca qualche cosa, perché c'è qualcuno che soffre e qualcuno che gode. La gioia ha un deficit, c'è meno gioia. E allora, che cosa vuole dire questo punto del dramma? Ma Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, quindi l'ha fatto con un grande desiderio di relazione, di dono di se stesso, che possa raggiungere tutti in maniera universale. L'uomo sano, l'uomo integro, sperimenta queste tre gioie e queste sono il segno che è fatta immagine e somiglianza di Dio. Da notare che c'è una differenza. I padri distinguevano tra immagine e somiglianza e dicevano: l'immagine non ce la toglie nessuno, fa parte di noi. Siamo strutturalmente fatti così, come Dio, a immagine di Dio. Dall'altra parte dicevano la somiglianza. La somiglianza cresce nella storia. È come se avessimo una matrice che però chiede di essere coltivata per diventare piena. Ecco perché il Papa scrive: l'uomo non giunge a compimento se non nel dono di sé, quando entra in relazione con gli altri e con tutti gli altri. L'uomo sperimenta che proprio quello che lo rende simile a Dio arriva a compimento quando vive in questa logica d'amore. Allora dice Giovanni, fin dal principio è così, è nell'uomo tutto questo. Fin dal principio il messaggio che ci viene da Dio e che abbiamo ascoltato nel profondo del nostro cuore, nel gioco delle relazioni, nell'esperienza della vita di tutti i giorni è che siamo fatti per amarci gli uni gli altri. E questo messaggio non può essere messo in discussione da nessuno. Ma questa è solo la prima parte del dramma e adesso entriamo nella seconda. E lo ricorda nel brano che abbiamo visto prima, proprio Giovanni, quando parla che le cose sono cambiate con Caino. Caino dice fin dall'inizio della storia umana, ma non in principio, non la storia umana, l'uomo come l'ha voluto Dio. E che cosa dice? Non come Caino che uccise suo fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle di suo fratello erano giuste. Il secondo punto del Papa, nel paragrafo che abbiamo visto, è che l'uomo scopre se stesso, scopre chi è, soltanto incontrando l'altro. Incontrando Abele, suo fratello, Caino scopre che le opere di Abele sono buone, mentre le sue sono malvagie. È una scoperta molto dolorosa per Caino, ma è così. Come reagirà Caino? Uccidendo il fratello Abele. Questo è il vizio della gola. Che cos'è il vizio della gola? Il vizio della gola è ingoiare gli altri, farli sparire, perché la loro stessa presenza mi disturba. L'esperienza dell'incontro con l'altro mi rivela chi sono e forse mi rivela non cose belle di me. Caino, che le mie opere erano malvagie. Quando incontriamo gli altri,
l'altro ci manda non soltanto la fotografia positiva di quanto siamo bravi, ma spesso conosce e ci rilancia le nostre ombre, le cose che non funzionano di noi. Come reagiremo? Caino, che dicevano i padri è malato di gola, ingoia suo fratello pur di farlo sparire. Lo uccide. Caino è malato di gola perché uccide. È una grande consolazione per tutti i golosi nel senso classico dei termini. No, no. Noi pensiamo che il vizio di gola sia mangiare pastarelle. No, no, il vizio di gola per i padri antichi, per i padri del deserto, è molto più profondo. È eliminare l'altro, farlo sparire dalla mia vista. Lo posso uccidere fisicamente, o dicevano i padri, lo puoi uccidere con la calunnia. Ecco che lo fai sparire dall'orizzonte. Il Papa parla dei cosiddetti forestieri esistenziali o esiliati occulti. Sto parlando del numero 97 e 98, sempre del capitolo che comincia col paragrafo che abbiamo visto prima. Sono quelle persone che la società tratta da estranei, che espelle, che considera scarti. Il Papa parla dei disabili e degli anziani. Potremmo aggiungere anche altre persone. Pensate ai migranti che vengono dall'altra parte del mare, è meglio che se li ingoi il mare. Così non li vediamo, così almeno non ci ricordiamo di che cosa succede al di là del mare e non ci ricordiamo per colpa di chi all'aldilà del mare succede quello che succede. Li facciamo sparire e non esistono più. E allora non ci ricordano noi stessi, non ci ricordano più chi siamo. Caino è malato di gola. Se riprendete, non lo fate adesso, ma per conto vostro, il capitolo quarto di Genesi, dove si parla di Caino e Abele, è molto bello come Dio interviene, perché si rivolge a Caino e gli dice: perché sei irritato? Perché hai abbattuto il tuo volto? Caino non ha ancora ucciso Abele, ma è irritato perché ha scoperto chi è. Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto il tuo volto? Ma se non agisci bene, attenzione, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto, ma tu lo dominerai. Guardate che è molto bello. È come se Dio dicesse a Caino: attento a quello che ti sta succedendo nel cuore. Adesso che scopri chi sei, il peccato in realtà è un dio pagano, Robes, è accovacciato alla sua porta. Può saltare dentro la tua casa e prendere possesso di te e spingerti ad uccidere, è quello che succederà. Attenzione, perché, dice Dio con un atto di fiducia verso Caino, tu hai il potere di dominarlo. Tu puoi dominarlo, se davvero lo vuoi, Caino. Ma non succede questo. La conseguenza qual è? È che nel cuore di Caino si entra il peccato e con il peccato la morte. Non è soltanto la morte di Abele, è la morte dentro di Caino. È il terzo punto del paragrafo del Papa. Attenzione perché ci può essere una morte che avviene dentro di noi quando ci isoliamo dagli altri, ci stacchiamo da tutti, quando condanniamo gli altri, pensiamo di salvare noi stessi, invece li ammazziamo perché li facciamo sparire dalla nostra vista, li rifiutiamo con l'indifferenza, ma in realtà moriamo anche noi. È quello che dice anche Giovanni. Se l'amore di Dio non è dentro di noi, se lo Spirito Santo non è dentro di noi, moriamo dentro. Il peccato ci fa morire dentro. Vita eterna, lo sappiamo bene, no? Nel Vangelo di Giovanni, non è soltanto il paradiso. Ma una vita così bella e così piena che comincia nell'aldilà, che niente, nemmeno la morte fisica la può fermare, è eterna. E così la morte, ci può essere una morte eterna che comincia nell'aldilà, quando rifiutiamo gli altri e neghiamo la nostra realtà più profonda. Noi siamo esseri chiamati alla comunione, chiamati a donarci come Dio, chiamati a vivere nella gioia insieme agli altri, una vita piena, una vita più duratura, una vita totale, condivisa con tutti. Ecco, questo è il secondo punto del dramma, veramente un dramma. Terzo punto, che troviamo sempre nel testo della prima lettera di Giovanni.
Dio non si lascia fermare da Caino, eh? Dio non si lascia fermare dal nostro rifiuto di amare gli altri, tradendo la nostra più intima natura. Dio invece ci risana con il suo amore, riversa su di noi lo Spirito Santo per restituirci l'immagine e somiglianza con Lui e per renderci nuovamente capaci di amare. L'amore di Dio vuole guarirci. C'è stato dato un grande segno nella storia di questo amore di Dio che ci guarisce, ed è Gesù. Giovanni lo ricorda. Ha mandato nel mondo suo figlio per salvarci, per guarirci. Dio che è amore ha voluto mandare per amore il figlio perché riversasse su di noi lo spirito d'amore. E che cos'è il figlio? Che cosa fa il figlio per salvarci? Tre cose. Ci libera, paga il prezzo della nostra libertà, è il nostro redentore, e quello è il Goel che paga il prezzo perché ritornassimo persone libere. Secondo, offre se stesso per amore, dice Giovanni, come vittima di espiazione, sulla croce offrì se stesso. Terzo punto, attira tutti a sé. Giovanni sottolinea che Gesù sulla croce, morto e risorto, attira tutti a sé. E allora, tutto questo Dio fa per mezzo del Figlio nello Spirito Santo per guarire il nostro amore. E nel momento in cui ci facciamo guarire dal Signore, ecco che ritorniamo ad amare. E anche qui vorrei sottolineare gli stessi tre aspetti. Quando ci lasciamo guarire dall'amore del Signore e ritorniamo ad amare, avendo gustato il suo perdono, ecco che questo amore ci rende più liberi. Quando cresce dentro di noi l'amore, viviamo tre grandi libertà, ci ricordava il cardinale vicario all'inizio di quest'anno. La libertà dal possesso delle cose ci rende capaci di amare condividendo i nostri beni. Quello che diceva Giovanni nel brano. L'amore è molto concreto. Se vedo un fratello nel bisogno e non lo soccorro, come può rimanere in me l'amore di Dio? Che senso ha dire che dentro di me c'è lo Spirito Santo? Che senso ha dire che dentro di me c'è l'amore? Se nel momento che vedo un fratello che soffrire, non gli vado incontro. La libertà dalle cose ci restituisce la capacità di amare condividendo i beni. Secondo livello, invece, la libertà dall'attaccamento a se stessi mi rende capace di amare donando me stesso. Terzo livello, la libertà dal sentirmi superiore agli altri mi rende capace di amare, mettendomi allo stesso livello, in un amore di amicizia nei confronti degli altri. Vedete come l'amore di Dio mi libera e mi rende capace di amare. E l'amore a sua volta mi unifica. Io vorrei sottolineare che per noi cristiani la vita è diventare come Dio, a immagine e somiglianza di Dio, persone capaci di amare. Il motore della nostra vita, quello che mette ordine nella nostra vita, non sono gli sforzi di volontà, non è il senso del dovere, neppure il senso di colpa. Ciò che mette ordine nella nostra vita è un grande amore. L'amore mette ordine a tutte le nostre energie, i nostri pensieri, i nostri affetti. E riesce finalmente a darci quell'unità e quell'equilibrio che ci rende pienamente e veramente umani. Scrive il Papa al numero 92, la statura spirituale di una persona è definita dall'amore. Tutti noi credenti dobbiamo riconoscere questo. Al primo posto c'è l'amore. Un amore universale, un amore capace di andare incontro all'altro, con la gioia e la mitezza nel cuore. Ecco, grazie a tutti e buona riflessione.